Per noi questo è un piacevole ritorno, continuiamo a pensare, cioè non dico al nostro, però già solamente il fatto di rimanere attivi e freschi comunque dopo 20 anni sta a significare che Casino Royale fanno quello che possono fare. L'ultimo lavoro l'abbiamo fatto in parte qua, l'abbiamo mixato Hoxton Square con AWB, che era quel concerto stasera. Un buon lavoro, un lavoro fatto da noi proprio come collettivo, come band, un disco molto suonato dove c'è poca elettronica. È stato un po' un disco in cui ci siamo ritrovati. Da lì è partita un po' la storia degli ultimi 2 anni, una storia fatta di un casino di concerti. In Italia ne abbiamo fatti 60, una cosa del genere. E adesso è il momento un po' di discesa, stiamo già cominciando a pensare al prossimo lavoro, anche se è imminente l'uscita della versione dub dell'album, che è stata fatta da Howie, che si chiama Not in the Face, dove ha preso tutti i pezzi dell'album e li ha riproposti in una chiave più elettronica, strumentale, più oscura. Diciamo che forse se prendi il disco di Howie, quello che ha fatto dei remix di cui ho appena parlato, il nostro disco, li schiaccia assieme, forse viene fuori un Casino Royale del futuro, può anche darsi. Notte, night time, siamo contenti di essere qui, chiaramente è un'esperienza, diciamo, dopo anni di su e giù per l'Italia, insomma un concertino a Londra ci fa piacere, è la prima volta che veniamo qui e direi che la risposta è stata buona, c'erano tanti italiani carichi e il locale è molto bello, insomma a caldo direi esperienza positiva. Forse la maschera è stata l'invenzione che ci ha permesso di rimanere legati a questo immaginario a fumetti, diciamo. Quindi diciamo un po' come hanno fatto i Gorillaz dopo di noi. Con chi non t'ha capita, forse no.
anni abbiamo sempre lavorato sul territorio italiano per abbiamo sempre pensato per la lingua, insomma, perché comunque è difficile cantare in italiano per un gruppo comunque che dà importanza ai testi, insomma, così è difficile andare all'estero, quindi non è mai stato facile. Questa è stata la prima esperienza e chi lo sa, vediamo se un po' grazie alla nostra agenzia, un po' grazie a voi, torneremo a suonare qui a Londra. Io mi definisco sensazionalista non perché sono sensazionale, ma perché non sono un espressionista né impressionista, e tutti diranno: ah, la pittura, no. Io cerco di esprimere le mie sensazioni attraverso la musica. Ho un gruppo e ho iniziato a suonare acusticamente a gennaio, con la band a giugno, e adesso sempre di più, e ci sono delle persone from the industry, come direbbero qua, that are starting to get interested. Al di là di aver collaborato aperto per non so, Jeff Beck, IG Trutal, Deep Purple, ho fatto tour con loro in Italia, ho partecipato a un festival con Bob Geldof, che in realtà suonava prima di me, che sembra una cosa assurda, però qui non so, ho aperto per Vasco, ho vinto un premio per Amnesty, Voci per la Libertà. Ho duettato nel penultimo album di Franco Battiato, 10 stratagemmi, e poi sono andata in tour con lui, ho fatto il video, mi ha voluto nel film come me stessa, Kumi, la cantante matta. Cantare quando in bordo alla spiaggia in Sardegna, strimpellando la chitarra, ho cantato una canzone di Cat Stevens, credo. C'è una persona che disse: tu, you sound like Dinglala, perché a me questo nome suonava come se fosse Dinglala, e tu dici chi è? Infatti per me non era nessuno. Poi in un'altra occasione qualcun altro disse: you sound like Dinglala, e dico: ammazza, chi sarà? E me lo sono scritta, mi sono andata a comprare il disco, e il disco si chiamava Pearl, e quando l'ho messo su la mia vita mi stava stretta, proprio mi sono, non so, ed era Janis Joplin, e da lì ho iniziato a cantare.